È salita proprio sopra, senza poter salvarne niente. È una cosa incredibile. Qui la situazione è gravissima. Sanitario. Tin Bota, l'Europa è con voi. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Era la notte tra il 16 e il 17 maggio scorso, quando forti piogge si sono abbattute sull'Emilia-Romagna, causando l'esondazione di ben 23 corsi d'acqua. Case, campi, attività commerciali sono stati spazzati via, almeno 15 le vittime, migliaia le persone sfollate. Ancora oggi, a mesi di distanza, quel territorio mostra i segni della tragedia e tante persone non sono riuscite a tornare nelle proprie abitazioni. Vi ricorderete bene quello che era capitato a Conselice, giorni e giorni di diretta, insieme, me la ricordo, alla nostra Carla Lombardi in mezzo all'acqua. Buongiorno Carla, grazie di essere collegata con noi e noi ci siamo ritornati oggi. Buongiorno. Perché dopo l'emergenza, come avevamo promesso al tempo, noi vogliamo continuare ad occuparci di questo territorio e capire qual è la situazione. Ci sono ospiti prestigiosi oggi qui con noi a Storia Italiana. Intanto faccio entrare in quello che è successo o non è successo in questi mesi. A te Carla. Sì, Eleonora, io mi trovo proprio qui a Conselice, nel comune di Conselice, con Annalisa che si è commossa a risentire quei giorni, a rivivere quei giorni. Questa, Annalisa, era la tua casa. Sì. Qui vivevi con tuo marito, i tuoi figli. E questo che potete vedere, Eleonora, è quello che rimane di questa casa. Annalisa, tu non sei più rientrata dentro, no. Non ce l'hai fatta. No, noi non siamo più riusciti a entrare in questa casa, perché comunque insomma i danni sono stati ingenti e quindi niente, abbiamo dovuto trovare una sistemazione diversa. Tu hai avuto anche l'aiuto di tanti amici, perché mi dicevi grande solidarietà c'è stata in quei giorni. Sì. Tutti si sono adoperati per aiutare chi stava peggio. Sì. Di loro. Assolutamente, la solidarietà fra, adesso mi commuovo, fra conselicesi è stato qualcosa di veramente enorme. Secondo me è stato il motore che ha fatto andare avanti tutto e tutti, perché veramente persone con 1,60 m, 1,70 m d'acqua in casa, che non avevano veramente più nulla, li abbiamo trovati al palazzetto, li abbiamo trovati sui trattori a distribuire i pasti. È nata una catena umana di passaparola per riuscire a recuperare mobili, vestiti, cibo da tutta Italia. Quindi mi dicevi che ti è arrivata una cucina dalla Sardegna. Allora, dalla Sardegna sono arrivati sono arrivate molte cose. La mia cucina, quella che ho nella mia nuova casa, è arrivata da Parma, da dei ragazzi da Parma. Sì, però dalla Sardegna, da Cesena, dalla Toscana, i ragazzi toscani che sono venuti ad aiutarci a pulire, poi sono finiti sott'acqua anche loro, quindi insomma, però la solidarietà è tanta. Eleonora, guardate, allora, qui sì. Tutti i mobili sono ancora rimasti accatastati, dentro, adesso entriamo anche dentro casa, sì. Vi faremo vedere insomma com'è rimasta da quel giorno praticamente, sono riusciti a portare fuori quello che potevate, ma quasi molto nulla. Poco avete salvato. Sì.
Allora, insieme qui in studio, come dicevo, tanti ospiti prestigiosi. Intanto do il benvenuto a Luca Cari, direttore comunicazione emergenza Vigili del Fuoco. Io mi ricordo molto bene che noi eravamo in diretta con lei quel giorno in cui lei si stava recando in questi luoghi. Che cosa ne è rimasto di tutti questi mesi, direttore? Innanzitutto ho rivisto le immagini con grande emozione. Sono scene purtroppo che abbiamo vissuto, peraltro abbiamo vissuto, devo dire, in questo ultimo periodo anche ripetutamente. Rimane appunto il dramma delle popolazioni colpite. Come Vigili del Fuoco abbiamo lavorato ininterrottamente per settimane, 400 Vigili del Fuoco ogni giorno si sono prodigati per aiutare la popolazione nella primissima fase di soccorso, per aiutare poi nella ripresa. Ovviamente adesso resta la ricostruzione, il grande il dramma, la distruzione, quindi che piano piano poi si dovrà tornare a una normalità, però ripeto, i danni ecco, dove si concentrano esattamente i danni adesso? Perché noi abbiamo visto Conselice, che è stata una delle zone veramente più colpite, che mi ricordo adesso, non so se riusciamo a mandare anche il tappeto di immagini. Noi eravamo in questo fiume dove c'erano case, campi, sembrava veramente un mare. Sì, assolutamente. Era incredibile. Assolutamente, l'acqua ovviamente poi in modo naturale anche torna da dove è arrivata, quindi rientra nei fiumi. Il danno maggiore, almeno per quello che abbiamo potuto vedere anche con i sorvoli che abbiamo fatto sulle zone con i nostri elicotteri, erano sulla parte collinare, quindi abbiamo contato centinaia e centinaia di frane, abitazioni messe a serio rischio appunto dalla possibilità quindi di ulteriori smottamenti. Credo questo sia il danno maggiore, l'effetto maggiore che ancora permane sul territorio. Perché oggi noi, insomma, in questa puntata di fine anno, siamo ritornati a parlare di alluvione, di dissesto idrogeologico e quant'altro? Perché vogliamo cercare in qualche maniera che il nostro operato, l'informazione, no, non distolga l'attenzione da queste tematiche, anzi parlarne il più possibile e ovviamente cercare in tutte le maniere possibili di prevenire, perché catastrofi come quelle che sono accadute non succedano mai più. Buongiorno a tutti gli altri ospiti, Valerio Rossi Albertini, ciao Valerio, buongiorno, grazie ciao. Di essere qui, Giovanni Terzi, Antonella Elena Rossi, poi abbiamo qua Antonello Fiore, presidente nazionale della CIGEA, e poi vedo collegato con noi Mario Tozzi. Ciao Mario, buongiorno. Grazie di aver accettato il nostro invito. Io vorrei proprio partire da te. Allora, non parlarne nell'emergenza, ma che in qualche maniera si possa fare prevenzione di tutto quello che noi ormai raccontiamo da anni. Mario. Ah beh, dimmelo a me, saranno almeno 35 anni che lo faccio, visto che più o meno le ho guardate tutte queste cose quando sono venuto in Italia e non soltanto. No, io ne parlo veramente anche in emergenza, perché purtroppo trovo che noi le dimentichiamo molto presto. È anche un meccanismo, diciamo, salutare, no? Tu cerchi di dimenticare quello che ti ha fatto male. Però dovremmo invece esercitare la memoria, almeno per ricordarsi alcune brevissime cose. La prima, le catastrofi naturali di sé non esistono. Esistono gli eventi naturali, quelli sì, che diventano catastrofici quasi sempre esclusivamente per colpa nostra. Insomma, se ti metti a vivere nel territorio di pertinenza dei fiumi, quel territorio, il fiume prima o poi se lo riprende. Molte delle immagini che abbiamo visto nella Romagna sono immagini che era stato possibile ricostruire anche negli altri due grandi eventi, uno del 1939 e un altro del XVII secolo. Ma quegli eventi però non provocarono le vittime e i danni di oggi, perché non c'erano tutte quelle persone e quelle infrastrutture in quei posti. Ora, è vero che noi abbiamo colonizzato questo paese, ma abbiamo davvero esagerato. Abbiamo costruito dappertutto, anche dove non si poteva e non si doveva. Abbiamo pensato che i fiumi fossero canali. I fiumi non sono canali, hanno bisogno del loro scambio col territorio. Non puoi vivere nelle aree di pertinenza pluviale e poi pensare di farla franca, perché questo non è più possibile. Questo succede in tutta Italia, per la verità. Dunque, la prima cosa è il nostro territorio, che è stato maltrattato, violentato, e non si è fatto conto di tutto quello che invece
sarebbe potuto avvenire. L'altra cosa è naturalmente che oggi sono cambiate le piogge, è cambiato il clima, piove in pochissimo tempo, tutta l'acqua che un tempo pioveva magari in un anno, quindi te la ritrovi vomitata tutta insieme in un posto che c'ha asfalto e cemento e dove dunque l'acqua sottoterra non ci va più. Capirai. Queste due cose noi le dobbiamo tenere dentro i nostri orizzonti culturali, incorporarle, il rischio naturale lo dobbiamo incorporare, e invece noi facciamo finta di niente, come se vivessimo in un paese che queste cose non ce l'ha. Queste le prime cose, queste cose non le dobbiamo dimenticare anche quando c'è un'emergenza e quando c'è il dolore, perché altrimenti poi quando le dimentichiamo riaccade questo. Assolutamente, e questo è come dire tutto quello che in questi anni è stato costruito in maniera a volte assolutamente selvaggia, Valerio, e poi ce lo ritroviamo, no? Ora adesso noi a Consellice siamo in una zona, devo dire la verità, insomma abbastanza in mezzo alla natura, in mezzo ai campi, per cui poi insomma sono discorsi che valgono sicuramente nei centri abitati oppure dove non c'è stata la manutenzione del territorio, no? Mi vengono in mente gli argini, mi vengono in mente tutta l'attività dei nostri contadini italiani, no? Di quello che da sempre hanno fatto, e magari da una parte o dall'altra, come dire, si abbandonano le campagne, abbandonando le campagne non c'è più chi controlla, no? Determinate garanzie che per noi italiane sono sempre state importantissime e fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione contadina. Assolutamente. A te. Io vorrei unirmi al monito di Mario facendo presente una cosa, che appunto, come dicevi, queste zone, Consellice ma anche la Romagna, zone anche a vocazione agricola, quindi diciamo che l'impatto in realtà non è stato devastante al punto che avrebbe raggiunto se invece questo stesso evento si fosse verificato in una grande città, perché adesso proprio a causa dei cambiamenti climatici e ovviamente del dissesto idrogeologico, dell'inurbamento selvaggio che c'è stato, dobbiamo tenere in considerazione che questi eventi che si sono registrati nelle Marche, prima che in Romagna, poi c'era Toscana. Ischia, poi in Toscana, ecco, sono tutti quanti eventi che si stanno sparpagliando sul territorio, cioè non sono più le regioni a vocazione alluvionale, quelle storiche tipo la Liguria o anche la Toscana, perché si sa che dalla loro conformazione geografica sono particolarmente predisposte a questi eventi. Adesso invece inizia a colpire anche zone che storicamente non erano così interessate o così intensamente interessate. Quindi attenzione, è capitato in Toscana, è capitato nelle Marche, è capitato in Romagna, la prossima volta può capitare da qualunque altra parte del nostro territorio. Se capiterà in una città, tu immaginati questa quantità d'acqua a Roma o a Milano. Ora, non voglio fare il profeta di sventura, perché gli scienziati che cosa fanno? Leggono i dati e fanno delle previsioni in base a questo. E allora adesso io direi, andiamo a vedere il territorio. Ora ci sarà la ricostruzione, in parte già iniziata, ancora di più bisognerà farlo. Le campagne, le coltivazioni, gli alberi che sono andati sott'acqua per settimane saranno morti, dovranno essere trapiantati con dei nuovi alberi, ma potrebbe essere questo, per metterla anche in un senso positivo e propositivo, potrebbe essere una specie di test. Cioè andiamo a vedere adesso, visto che è successo e che bisogna ricostruire, vogliamo fare un esperimento di compatibilità territoriale? Cioè se dovesse ricapitare, Dio ce ne scampi, un'altra volta, ricapiterà lo stesso? Oppure noi ci saremmo attrezzati per evitare che gli effetti saranno così devastanti? Ma c'è qualcuno che sta pensando a tutto questo? Ed è oggi la domanda che noi vogliamo fare anche ai giornalisti e agli ospiti che ci sono. Intanto partiamo, visto che parlavi di alberi da frutto, no? Delle campagne, delle coltivazioni, di tutta quella che poi rappresenta una grande economia per il nostro paese e anche per una regione come l'Emilia-Romagna. Raccontiamo questa storia. Ragazzi, il ponte non c'è più, è crollato, gli argini del fiume non ci sono più. Quando
quando ci siamo resi conto che insomma era già arrivata l'acqua a ridosso dello stradello, aveva già iniziato a inondare le terre, abbiamo capito che era ora insomma di andare via, quindi quello che c'era da salvare piano terra abbiamo portato su quello che riuscivamo e poi siamo andati via, che la strada era già completamente avvolta dall'acqua, quindi siamo proprio scappati modello film in mezzo all'acqua. E tutti questi campi, Monia, tutto inondato. Il giorno dopo che siete arrivati il giorno per dopo vedere... non era possibile accedere ovviamente perché eravamo a un livello di circa 80 centimetri, quindi solo dall'alto del ponte in fondo si arrivava con la macchina e poi insomma noi siamo organizzati un po' tutti, abbiamo dei barchini a motore, quindi i ragazzi sono venuti con i barchini a fare il giro della casa, a controllare la situazione, purtroppo questo era. Sembrava di essere nelle valli di Comacchio, quindi una distesa immensa di acqua con le sette case completamente avvolte, case, terreni, capanni, ricoveri attrezzi, tutto quanto. Queste sono le terre, tutto quello che dovevate raccogliere quest'anno è andato perso. È andato perso il raccolto, ma non solo il raccolto, l'impianto stesso, perché qui è tutta erba medica, quindi quest'anno siamo riusciti a entrare col trattori solo a ottobre inoltrato e il lavoro adesso di ripristino è almeno altri due anni perché devi fare un anno di grano, poi seminare il nuovo impianto che non avrà raccolto, quindi il primo raccolto lo vedremo fra tre anni alla fine, quindi un danno enorme. Abbiamo una stima diciamo sugli 80.000 euro tra azienda agricola e abitazione, quindi un danno enorme a livello emotivo. Qualcosa di molto profondo che ci ha segnato e continua a segnarci, perché oltre appunto alla questione economica c'è insomma il lavoro di una vita dei suoi genitori e questo è molto triste. Che cosa si sta facendo? Noi oggi vogliamo farci questa domanda. Buongiorno, prima ve l'ho presentato, Antonello Fiore, che è il presidente nazionale della CGEA. Allora, in base al vostro lavoro, no? Anche di ricerca, oggi che cosa possiamo dire e dichiarare? Visto che siamo una televisione di Stato, televisione di servizio, è il primo canale della RAI. Necessita un'analisi complessa. Sì. Quello che sta facendo forse è poco. Se prendiamo i dati del rapporto Polaris sulle vittime frane, del CNR IRPI sulle vittime frane e alluvioni, negli ultimi 50 anni sono morte più di 1.600 persone, colpendo tutte le regioni italiane, oltre 300.000 evacuati, quindi un danno sociale molto forte. Avete mostrato all'inizio i ragazzi, stati chiamati gli angeli del fango, ma gli angeli del fango sono, il nome viene dal 1966, dall'alluvione del nord-est, in particolare nota come alluvione di Firenze, perché l'opinione pubblica mondiale si interessò a quell'alluvione per i beni culturali interessati. Dopo il 66, Commissione De Marchi, 72 il rapporto, la Commissione dei Marchi contiene quello che andrebbe fatto in Italia oggi. Legge sulla difesa del suolo dell'89. Di che anni? 72. Anni 70. Nell'89 la legge 183 sulla difesa del suolo e quindi noi continuiamo. L'elemento è che questi eventi, che sono eventi naturali, che hanno degli effetti disastrosi sulla società, sull'economia, sulla popolazione, colpiscono territori diversi. Non colpiscono tutti assieme. Io alcune volte faccio l'esempio del Covid. Il Covid ha colpito tutti quanti assieme. Tutti abbiamo deciso di rispettare delle regole, l'abbiamo affrontato con razionalità e l'abbiamo risolto. Questi eventi, oggi le Marche, l'Emilia, la Liguria, la Puglia, la Sardegna, quando colpiscono poi c'è la fase emergenziale. Allora probabilmente serve un manifesto più ampio, mettere assieme tutti quegli elementi che servono per affrontare e risolvere questo problema. La pianificazione territoriale è fondamentale. Le infrastrutture, intese sia come nuove infrastrutture ma come manutenzione. È fondamentale mettere assieme la tecnologia che noi abbiamo oggi. È importantissimo anche coinvolgere la popolazione in un ruolo attivo di autoprotezione. Qui nelle Marche l'evento è stato eccezionale, c'è stata prima una forte e intensa precipitazione, i primi di maggio, il 2 e il 3 maggio, che aveva già saturato tutto il terreno. Quindi quando è arrivata la pioggia intensa a metà aprile, a metà maggio, cioè il terreno era già saturo e quindi non ha potuto più trattenere acqua e si sono gonfiati i corsi d'acqua. I corsi d'acqua
molti di questi sono con degli argini artificiali e se si vedono le immagini, il fiume si spostava pensile rispetto alle abitazioni, cioè le abitazioni erano sotto il livello del fiume, nel momento in cui il corso d'acqua ha rotto l'argine o perché l'ha sormontato e l'ha eroso al piede o perché l'ha attraversato, l'acqua è andata nei punti più bassi dove c'erano le case. Delle 14 vittime, 5 sono morte perché non sono andate o nei piani superiori o sono andate a recuperare del materiale nei piani interrati. Quindi questo significa che c'è una mancanza di percezione del rischio, una mancanza di percezione del pericolo. Alle cose che ha detto appunto Mario prima, dobbiamo aggiungere che comunque il nostro paese è un paese dal punto di vista geologico, geomorfologico, molto fragile, sì. Alluvioni, frane, terremoti, rischio vulcanico, mareggiate, quindi la consapevolezza... Anche perché è un paese che si sviluppa in lungo, no? Esatto. Per cui... E quindi la cosa che voi avete... Non si preoccupi. La cosa che dobbiamo importante questa trasmissione che vuole richiamare, perché noi dobbiamo cercare di passare dalle opinioni a convincere i decisori a prendere delle decisioni, sì, che hanno una, cioè, visione lunga. Lei mi sta dicendo, mi faccia capire, che dopo i fatti Emilia Romagna, ancora noi lo vedete in diretta, siamo a Conselice, una signora in diretta, una testimonianza fortissima, si stava commuovendo, si è commosso davanti alle nostre telecamere, ancora, come dire, sono una situazione di emergenza. Lo state vedendo, non è che gente che non è riuscita a tornare in casa, gente che non è riuscita a ritornare al proprio raccolto, alla propria economia, gente disperata che non sa come andare avanti, e non ci dimentichiamo che poi le tasse bisogna pagarle, c'è tutto un discorso anche di difficoltà di quotidianità, cioè non ci sono solo le vittime, non piangiamo sui morti, ma qui piangiamo anche l'uccisione di un'economia. Attenzione. Allora, manteniamo questa carta sul tavolo. Cioè voi mi state dicendo che dopo tutto quello che si è detto, che si è raccontato in televisione, ai giornali, alla stampa, rispetto a quanto sta accadendo anche ora, più di tanto non si è fatto nulla? Giovanni, è una domanda? Sì. Io non sto... Cioè, mi sembra molto evidente quello... Io sono una giornalista, quello... mi devo fare delle domande. Io da cronista anch'io, non ho una risposta, però se lo dicono dei tecnici non vedo il motivo per cui non fidarsi. Ritengo che sicuramente non si sia fatto, non dico nulla, ma sicuramente non abbastanza. Quando citava prima... le piogge di inizio maggio di qualche settimana prima in Emilia-Romagna, io mi ricordo perfettamente, l'avevo raccontato in questa trasmissione, che mi trovavo in macchina da Bologna verso Rimini e erano le 8:30 di sera, ti ricordi? Sì, stavi con Simona. Ero con Simona è iniziato questa pioggia che di solito è, non so, 5 minuti di pioggia, poi si esce, ma è durata per 80 chilometri. 80 chilometri nello stesso modo, con la stessa intensità, non riuscivamo a vedere nulla. Allora, certamente qualcosa nel clima è cambiato. È imbarazzante sentire che c'era un piano precedente del 1972 che, se applicato, poteva in qualche modo sicuramente salvaguardare. Ma se c'era un piano vuol dire che c'erano anche però i soldi da destinare. Adesso a questo. C'è da essere quasi per una sollevazione popolare, perché cioè, è una priorità assoluta nell'agenda del governo, di qualsiasi governo, che vengano prese delle iniziative e si facciano dei piani contro il dissesto idrogeologico. Tozzi, su questo che cosa ci puoi dire tu, che insomma poi ti occupi proprio da vicino di questi temi? Ma guarda, un po' di denari erano stati recuperati qualche anno fa con l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico, che aveva mostrato come c'erano dei soldi ma non erano stati impiegati, pur essendo stati stanziati, e questo naturalmente non deve succedere. Qualcosa naturalmente deve venire fuori anche dal PNRR, perché sono operazioni ambientali, però vorrei che non si facesse la confusione che qualche volta vedo fare, non qui, e cioè che tutto è una questione di opere, perché se fosse davvero una questione di opere basterebbe mettere due muraglioni attorno a qualsiasi fiume, dalla sorgente fino alla foce, e quello non esce più, basta che lo fai di 20 metri, non funziona così. Anzi, quello che si sta vedendo oggi a livello europeo è che più i fiumi li lasci in pace, meno li strapazzi, meno gli fai argini, dighe, briglie, meno danni fanno. Cioè il fiume deve avere uno spazio di esondazione libero prima delle zone abitate.
È per questo che nelle città non abbiamo avuto i danni, perché tu c'hai nelle città gli argini ed è giusto che ci siano, ma fuori il fiume può esondare. Quasi ogni grande fiume italiano, ma pure quelli piccoli, hanno questi spazi di esondazione, solo che noi li abbiamo colonizzati. Questo non può essere. Dai posti pericolosi te ne devi andare, non ci puoi più stare. Io non so come dirlo, lo farai gradualmente, lo farai con l'aiuto, per carità. Ma a Ischia, per esempio, e che facciamo? Circondiamo il Monte Pomeo con un muraglione alto 30 metri? E come ci difendiamo da questi corsi d'acqua? Ma perché allora permettono, cioè le amministrazioni danno il permesso di costruire su quei posti? Te lo dico perché intanto sulle concessioni edilizie ci si guadagna. Poi il sindaco è l'unico che può prevedere gli abbattimenti. No, gli abbattimenti li può fare solo il sindaco, delle costruzioni abusive. E non li fa. Dopodiché è difficile dire di no al cugino, al cognato, all'amico, al consorte. E questo è il motivo per cui a livello comunale non si batte questa cosa qui. Noi abbiamo costruito troppo e male. Intanto tre cose. La prima, eliminiamo gli edifici abusivi in zone di pericolo. Quelli lì che, soprattutto se non sono prime case, voglio dire, lì che cosa vogliamo aspettare? Che ci sia ancora un danno? Questa è la prima cosa. La seconda cosa, non eccediamo con le opere. Spesso l'eccesso di opere non serve. Le opere servono a Genova, a Firenze, a Milano, e lì sì che servono, sei in città. Ma negli altri casi, più li lasci liberi i fiumi, e meglio è. La terza, è un problema culturale, lo dicevate in parte, lo rafforzo. Quando l'Italia era forestata di lecci, il dissesto idrogeologico non c'era perché ci pensava la natura, nel senso che quelli reggevano le colline. Ecco, però poi noi, guarda le Cinque Terre, poi noi che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di terrazzare tutto e coltivarci l'olio e il vino. E abbiamo fatto bene, coltivando e mantenendo non avevi le alluvioni. Ora però se tu abbandoni tutto perché il turismo è più remunerativo, quindi non fai più terrazzamenti, i lecci l'hai levati, la roba viene giù, non c'è niente da fare. Allora, continuiamo a sentire quest'altra storia, poi volevo ritornare invece sulla nostra testimonianza in diretta con la dottoressa Rossi, quelle lacrime che noi abbiamo visto all'inizio di questa trasmissione. Ascoltate. Questa è la situazione oggi intorno a Conselice. Tutti questi campi che erano coltivati in quei giorni erano completamente sommersi dall'acqua e qui potevamo venire solamente con delle barchette. Tutto questo sembrava un immenso lago. Febbraio 2022, io e Claudio abbiamo aperto la macelleria qui a Conselice. Abbiamo investito parecchio perché insomma è stato un bel investimento perché è tutto nuovo. Il 17 maggio è arrivata l'acqua e ha rovinato tutti i nostri sogni. Siamo stati veramente, veramente male perché abbiamo avuto l'acqua che ci ha rovinato tutto. Abbiamo avuto 38.000 euro di danni, che per un'attività come la nostra sono parecchi. Fortunatamente l'acqua non ha compromesso il banco frigo, ma tutte le celle, quindi abbiamo dovuto buttare via 10 quintali di carne, che è stato il danno più grosso che abbiamo avuto. Avete avuto qualche aiuto fino ad oggi? Ad oggi noi non abbiamo avuto nessun aiuto, solo un piccolo contributo della Camera di Commercio di 1.600 euro, che come puoi ben capire ha coperto pochissimo quello, insomma, i danni che abbiamo avuto. Considera che noi abitiamo qui di fronte alla macelleria al terzo piano. Tutte le mattine guardavamo la nostra macelleria e ci mettevamo a piangere. Una mattina ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: noi un letto l'abbiamo ancora, andiamo ad aiutare chi è stato più sfortunato di noi. Siamo partiti e abbiamo iniziato ad andare sui trattori e portare i pasti a casa delle persone. Ecco, la cosa bella che è successa, tra virgolette, in questo periodo è che abbiamo visto molta solidarietà. C'è stata molta unione fra le persone, abbiamo aiutato tantissimo chi era più in difficoltà di noi. Anche persone che avevano perso la casa andavano ad aiutare altre persone che avevano perso la casa. Quindi è stato un momento di grande solidarietà. Hai mai pensato di lasciare tutto? Di rinunciare a questo tuo sogno? I primi giorni ho pensato è finita. E poi, come si sa, i romagnoli siamo molto testardi. Appena è andata via l'acqua siamo partiti subito a pulire. Sono venuti dei miei amici, che devo ringraziare di cuore, che mi hanno smontato la macelleria, pulito tutto. E praticamente dopo 2 giorni che è andata via l'acqua noi siamo riusciti a ripartire a pieno regime. La cosa bella è che le persone del paese hanno iniziato molto a fare la spesa nel paese per aiutare le attività, quindi anche questa è una cosa positiva. Dalle grandi tragedie salta sempre fuori da qualcosa di buono. Questo è stato molto buono. Quello ci rincuora parecchio. Dottoressa Rossi,
Allora, la difficoltà delle persone, no? Ricominciare. Certo, perché mi colpiva molto questo servizio, perché il primo servizio è iniziato con la parola incubo, perché inizia così, ci si trova dentro un incubo e ti viene portato via tutto, ti viene portata via l'anima, ti viene portato via il cuore, perché le cose si ricomprano, ma tutto quello che ci hai investito a livello di lavoro, a livello di sudore, a livello di relazioni non torna più, bisogna poi ricominciare. Mi viene in mente un'altra parola che è stata detta nei servizi, la parola coraggio, perché queste popolazioni hanno avuto il coraggio di stringersi, di ricominciare, per cui la solidarietà. E adesso però bisogna non dimenticare, perché un'altra parola è non dimenticare e ricominciare, proprio il coraggio di ricominciare, come dicono dentro al servizio. Per cui qui queste persone hanno reagito, hanno avuto una resilienza che viene dalla comunità, che viene dallo stare insieme. Grazie. E dal cercare proprio di ricominciare. Ricominciamo. Allora, Carla, ovviamente saluta la tua storia, la tua testimonianza. Ti volevo dire solamente, perché adesso sto andando ad Ischia, se ci fai solo vedere la situazione adesso di quella casa, che non abbiamo visto perché la regia era girata sui rifiuti, diciamo, che sono lì, sì. Rifiuti, ricordi, sì. Oggetti che sono lì in quella campagna, giusto per capire, allora, com'è stata... Ecco qui, vedete, questa è la situazione, l'acqua dove era arrivata, tutta la muffa e tutta casa adesso, come vedete, tutta svuotata. Esatto. Purtroppo non solo dove è arrivata l'acqua, ma sono tutti i muri che si sono poi bagnati di quest'acqua e sono, diciamo, anche non più proprio accessibile questa casa, Annalisa, perché è anche pericoloso venire. Sì, anche perché questa casa è attaccata a una casa abbandonata, quindi insomma di là è ancora assolutamente inaffrontabile la parte abbandonata e di conseguenza anche la nostra parte viene comunque danneggiata dalla muffa, dall'acqua, dall'umidità che si è accumulata di là e dalla nostra parte. Quindi avete deciso di non tornare più qui, se avete una piccola sì. Camera dove dormite te, tuo marito, i tuoi figli, il cane. Il cane, sì, siamo in cinque perché anche il cane è parte della famiglia, certo. In un appartamentino con... camera da letto, bagno, cucina e un piccolo giardino per il cane. Sì. Però, allora, grazie. Ce la farete, insomma, adesso vi siete rimboccati le maniche e ce la faranno, Eleonora, riusciranno a riavere una casa come si deve, Annalisa. Assolutamente sì. Vabbè, non dimentichiamoci che però poi servono gli aiuti dello Stato, perché non è che ce la possiamo fare sempre da soli. Grazie Carla e ciao.